stato assegnato stasera e quanto, innanzitutto mi scuso anche nella concitazione dell'organizzazione laboriosa di questa nostra spedizione da Napoli di Sud e Civiltà, ho dimenticato di mettere in valigia la cravatta come l'evento avrebbe meritato. L'argomento che mi è stato assegnato è un argomento molto, molto, molto stimolante e difficile. Io credo che, la politica dell'amalgama e il vicolo cieco del conservatorismo, che si connette all'intervento del carissimo amico professore Gianni Turco. Ma secondo me tocca proprio un punto essenziale della nostra azione culturale, sociale, politica. Perché? Perché dobbiamo pensare che il XIX secolo, ossia l'Ottocento, si apre all'insegna del compromesso tra le classi dirigenti aristocratiche e i ceti emergenti che, come vogliamo definirli, la parola borghese è molto adoperata perché si percepisce subito, si intende subito più o meno a che cosa si riferisce, ma forse sarebbe meglio dire i ceti affaristici o ancora meglio i ceti egoistici, ossia che sviluppano una propria solidarietà, un'azione comune contro le esigenze della comunità per il vantaggio personale. Il secolo precedente è stato il secolo della rivoluzione, si è concluso con la grande rivoluzione che ha portato dei focolai rivoluzionari in tutta Europa e anche qui da noi. Ecco. A questo punto c'era l'alternativa di reagire, l'alternativa era o muoversi per ripristinare l'esistente, stiamo parlando dell'epoca successiva alla sconfitta di Napoleone Bonaparte, quindi quando ci sarebbe teoricamente la grande occasione di creare un assetto internazionale e un assetto politico, sociale, nuovo, ma nello stesso tempo c'è immune, che ha sviluppato gli anticorpi contro la rivoluzione e che nello stesso tempo la previene ponendo rimedio a quelle falle nell'ordine tradizionale che avevano determinato questi movimenti eversivi, diciamo. Perché anche il termine rivoluzione viene adoperato in senso a volte ambiguo, come tutto ciò che innova, tutto ciò che modifica radicalmente qualche cosa. In realtà qui si è trattato più che altro di movimenti eversivi dell'ordine tradizionale, un ordine che però stava già scricchiolando da molto tempo, da secoli. Allora, quando Elias de Tejada, per esempio nei suoi volumi del Napoles Hispanico, della Napoli spagnola, parla per esempio dell'età d'oro, dell'età d'argento, poi delle Spagne infrante e poi addirittura non prosegue la sua narrazione sugli ultimi anni del periodo ispanico, perché ormai era una valanga che rotolava verso il fondo del precipizio. Ma eravamo allora all'inizio del Settecento, c'è stato un altro secolo intero per continuare l'azione demolitoria. Ecco. Quindi quello che si voleva conservare nel 1815 non era più quello che si era cominciato a demolire nel Seicento, ma erano già delle macerie che si volevano restaurare. Quindi già era concettualmente sbagliato quello che si stava facendo. Questo compromesso era già perdente. E giustamente Gianni Turco ci ha delineato
la sostanziale inefficacia del conservatorismo. In fondo il conservatorismo è una grande ipocrisia, perché finge di conservare, finge di salvare ciò che appartiene all'ordine tradizionale, ma in realtà lascia socchiusa la porta per l'ingresso del vento della sovversione, dell'incendio. Ecco, parliamoci chiaro, noi siamo tradizionalisti. Allora, a me mentre parlava Gianni mi è venuto in mente un esempio, no? Fino all'alto medioevo i castelli avevano i torrioni, le torri a sezione quadrangolare di solito, o comunque ortogonale, come si dice adesso in termine geometrico preciso, poligonale. E a un certo punto viene inventata, c'è l'esplosione, viene adoperata la polvere da sparo, quindi le armi da fuoco prendono il sopravvento. A quel punto i castelli cominciano ad assumere una forma più circolare nei loro bastioni di difesa. Allora, il conservatore che cosa fa? Il conservatore, diciamo, stupido, oppure per fare questo paragone, il conservatore puro avrebbe conservato i torrioni, le torri poligonali, perché quella era la forma che si era sempre usata e quindi bisognava continuare ad adoperarla. Il tradizionalista invece adotta con piacere la torre a pianta circolare, perché sa che è quella che meglio può difendere i valori che si intendono difendere di fronte alle minacce che si presentano in forma nuova. Ecco. Mi sembra che l'esempio possa essere abbastanza calzante. Allora, il concetto, io la cito spesso, e scusate se lo faccio anche stasera, perché ripetita a Juvent, la famosa frase di Gustav Mahler che dice che la tradizione non è il punto della cenere, ma è la difesa del fuoco. Noi difendiamo il fuoco, non ci soffermiamo in adorazione di usanze che sono superate nella coscienza del giusto, nella coscienza delle comunità. Ecco, ma sono dei retaggi che devono adeguarsi alle situazioni mutate. Per mantenere ferma la difesa dei principi bisogna incessantemente adattare la loro difesa alle nuove esigenze, altrimenti li si tradisce. Ora, ai primi dell'Ottocento, la società che era sotto attacco era una società già a marcia, e questo ce lo dice Elias de Tejada. Non è che il discorso di Elias de Tejada è un discorso accademico, è un discorso molto concreto, al punto che egli provava quasi una sofferenza, credo, a tardarsi a descrivere le fasi avanzate di questa decadenza. L'affermarsi in tutta Europa dell'assolutismo rappresenta la sconfitta del pensiero tradizionale. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. La dinastia borbonica, con tutto il bene che le vogliamo, perché ha rappresentato la difesa della nostra cultura, della nostra tradizione, della nostra identità, però purtroppo ha commesso una serie di errori che si sono rivelati fatali, errori molto gravi, e noi su questi dovremmo riflettere, come è stato possibile questo? Probabilmente perché ci si è attardati nella difesa di qualcosa di esteriore, di qualcosa di superato, di qualcosa di indifendibile, senza approntare gli strumenti idonei a salvaguardare l'essenza di quella che era la nostra filosofia di vita e che era il sole intorno a cui giravano le nostre comunità. Non si è pensato a questo. E ancora oggi
tante volte non lo si capisce, perché quando si parla della dinastia Borbonica, così come tante altre dinastie, Asburgo compresi, non si sottolinea abbastanza che cosa voleva dire essere dinastie assolutiste. Parliamoci chiaro, la civiltà giuridica di Napoli era esattamente l'opposto del pensiero assolutistico. Se a un giurista napoletano del Cinquecento qualcuno fosse andato a riferire che il re aveva detto che lo Stato era lui stesso, coincideva con la sua persona, avrebbe detto: il re è pazzo, il re è stato avvelenato, il re deve essere immediatamente deposto. Ma come la civiltà giuridica, perché Napoli è diventata culla del diritto? Noi abbiamo conosciuto negli ultimi mesi uno storico molto valido che mi ha anche detto che ammirava l'Alfieri da tanti anni, però tante come capita a volte ci seguiva per vie parallele, non ci eravamo mai incontrati. Ora ci siamo incontrati e lui per esempio mi ha fatto notare una cosa che per me è molto importante. Io sapevo che Federico II aveva reso Napoli potenzialmente una capitale, anche se poi furono gli Angioini a ufficializzare questo, quando istituì gli studi, ossia la prima università pubblica del mondo nella città di Napoli. Allora lui giustamente mi ha fatto notare: ma perché Federico II sceglie Napoli? Perché Napoli è bella? Perché Napoli sta in una determinata posizione geografica? No, non poteva scegliere che Napoli. E perché? Perché lui ha fatto notare che Napoli è l'unica grande città europea che non ha conosciuto il diritto barbaro. Quindi, dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, e poi noi sappiamo che per quelle coincidenze che poi non sono coincidenze della storia, l'ultimo imperatore romano, Romolo Augusto, ha cessato i suoi giorni a Castel dell'Ovo, quindi nella nostra Napoli. Ecco, da quel momento Napoli non ha conosciuto la dominazione barbara, ha respinto infiniti assedi dei Longobardi e ha continuato a coltivare nel suo seno un ceto di giureconsulti che si formavano sul diritto giustinianeo e quindi sulle leggi romane. Questa è una cosa fondamentale, per cui quando arriva un novello legislatore che aspira a unificare, a far rinascere un diritto unico in un sud che era invece stato ampiamente dominato dai Longobardi e dal diritto barbarico, governato dal diritto barbarico, ma Federico II nel solco dell'ambito imperiale vuole restaurare l'unità della legge. E per forza deve andare a Napoli, perché a Napoli ci stanno i giuristi che hanno studiato Giustiniano, hanno studiato le leggi romane. Ecco perché, da dove nasce questa misteriosa Napoli culla del diritto. Poi sappiamo che in epoca spagnola questo si è consolidato e si è parlato di Repubblica dei Togati, addirittura per la capacità e il prestigio che era stato raggiunto dai giureconsulti napoletani. Ora voi sapete, ancora una volta lo ripeto anche quello, perché io penso che a volte è meglio soffermarsi e imprimere nelle persone qualche concetto fondamentale. E quella è la famosa frase di Giovanni Antonio Lanari, quale dice: potestà assoluta non potest dari, in repubblica politica è ordinata, cioè non è concepibile un potere assoluto in una comunità bene ordinata. Ecco, quindi questa è forse la frase che meglio esprime la civiltà giuridica di Napoli, tanto più che a Napoli era considerata come suprema fonte del diritto la consuetudine, perché la consuetudine romana da che cosa? Dall'esperienza, dal lavoro e dall'accettazione incessante delle comunità. A un certo punto, per volontà del popolo, ma non la volontà assembleare, infatti una cosa si dimostrava indispensabile e diventava legge. Questo, col potere assoluto, non ha niente a che vedere.
allora noi dobbiamo capire che Napoli era disorientata quando cominciarono ad arrivare dei sovrani, avrebbe detto Elias de Tecale, francesati, dei sovrani che venivano a raccontare a noi che onestamente avremmo potuto insegnare il diritto a tutto il mondo, e questi ci venivano a insegnare che avevamo sbagliato tutto, che oggi le cose erano cambiate, oggi esisteva un monarca assoluto e poi il vuoto pneumatico tra lui e la base del popolo. Quindi non vi preoccupate, i corpi intermedi piano piano vengono demoliti, ma chi li demolisce? Proprio il sovrano assoluto. Il sovrano assoluto abbatte tutte le difese che proteggevano la società tradizionale, una a una. Ma come? Il popolo di Napoli, il popolo napoletano, dimostrando un grande senso, un grande sentimento nazionale, libera la capitale dai francesi, scaccia il governo fantoccio giacobino, restaura il legittimo sovrano, e chi lo fa? Chi promuove questo? Il seggio del popolo, che a Napoli organizza la resistenza, e il popolo napoletano che con sotto la saggia guida ed efficacia del cardinale Ruffo risale la penisola. Allora, qual era la lezione che si sarebbe dovuta trarre da questi eventi? Mettiamoci nelle mani del popolo, potenziamo le istituzioni popolari, come aveva proposto anche Giulio Genoino, il mentore e ispiratore di Masaniello, perché come sappiamo tutti la quota di Masaniello non fu antispagnolo, ma fu proprio una quota che invocava l'autorità del re contro i soprusi degli amministratori sotto ordine. Ecco, la strada maestra sarebbe stata, come proponeva Genoino, potenziare il potere del seggio del popolo e la voce delle istituzioni che, attraverso le quali si esprimeva la volontà del popolo. Ovviamente, non era facile una cosa del genere, però la cosa più stupida che si potesse fare controproducente era abolire proprio il seggio del popolo. Ma voi vi immaginate, in una Napoli che avesse conservato 60 anni più tardi, perché il 25 aprile fu la data tragica del 1800 e sciagurata in cui furono sciolti tutti i sedili di Napoli, avrebbe dovuto essere riordinato, dato un nuovo assetto ai sedili. Immaginate un Garibaldi che entrava in una Napoli dove c'era ancora l'eletto del popolo, dove c'era ancora il potere popolare distribuito tra i vari quartieri di Napoli. Io non credo che sarebbe entrato facilmente, né che l'ordine pubblico avrebbe potuto essere usurpato dalla Camorra. Vi faccio un esempio, ma non era l'unico caso. Dopo che cosa si sono? Si sono sciolte le corporazioni, l'operaio è passato alla mercé del datore di lavoro, ma come tu sciogli le corporazioni che erano l'orgoglio e la ragione d'essere di folle immense di lavoratori? Anche questo è una cosa che un tradizionalista non avrebbe mai fatto. Quindi si voleva conservare la corona, ma la corona di per sé non vale niente. È un flatus vocis, è un orpello senza significato. Il re è il rappresentante della comunità, e se la comunità viene disarticolata, la corona perde legittimazione. Allora, questo purtroppo non è stato capito fino in fondo. Vi erano delle menti più acute, come il principe di Canosa, tutti sappiamo, e Ferdinando IV, nella sua scarsa consapevolezza, nelle sue oscillazioni, aveva avuto anche un voto di fiducia. Però che cosa è successo? Che nei confronti del Canosa, nominato al Ministero di Polizia, insieme con Cercello, che era un altro tradizionalista. Ma cosa succede? Si scatena il conservatorismo, si scatena il conservatorismo europeo, che aveva già scelto la strada del suicidio,
cioè buttare via come zavorra tutto ciò che erano le fondamenta dell'ordine tradizionale, per conservare cosa? Un potere che era diventato vuoto, privo di legittimazione, laico, e quindi senza legittimazione né divina né popolare. A quel punto si assomigliavano tremendamente i conservatori e i rivoluzionari. Ecco, quello che l'assetto che esce dal congresso di Vienna è un assetto antitradizionale. Parliamoci chiaro, è ora che ce lo diciamo con chiarezza. Lo scioglimento del Parlamento siciliano è stato un abominio che nessun sovrano avrebbe mai potuto fare. Ma come noi pretendiamo che un Vittorio Emanuele di Savoia potesse rispettare il nostro regno quando sono stati proprio in Borbone, Dio guardi la loro, Dio benedica le loro anime, e che hanno mostrato di disprezzare il regno che era stato fondato da Ruggero il Normanno, il Parlamento siciliano di Palermo che è stato il primo Parlamento d'Europa. Noi non possiamo per ingraziarsi chi poi, non so, perché chi è che rivendica questa eredità borbonica, non lo so. Ma io non devo dire la verità, un dovere di verità, allora con tutta la deferenza, il rispetto, la simpatia soprattutto per il penultimo grande sovrano, noi dobbiamo dire che quello è stato un atto profondamente eversivo, che ha, ma come, ragazzi, ma questo sovrano soltanto 3-4 anni prima aveva promulgato la Costituzione siciliana, adottando la Costituzione di Cadice. Allora noi che cosa, cioè il modello inglese, noi che cosa pretendevamo, che cosa dovesse conservare questo sovrano? Aveva già ceduto su tutto il fronte. Già mi meraviglio come abbia potuto per un attimo per un raggio sia pur transitorio dello Spirito Santo rivolgersi al principe di Canosa. È stata un sussulto di coscienza che però non ha portato effetti, ecco, perché ormai il regno stava rotolando verso l'abisso con conservatori, reazionari, tutti quanti insieme. No, i reazionari veramente hanno provato a opporre una qualche resistenza, non lo hanno fatto con una piena consapevolezza, ma amici, noi abbiamo la piena consapevolezza di quello che sta accadendo oggi nel mondo. Noi cogliamo le punte degli iceberg, ma forse anche a noi scusa. Quindi noi, io non dico, non scarico la pietra contro nessuno, io capisco, io compatisco e mi sento affratellato con chi sbagliò allora, però almeno cominciamo dopo 150 anni a capire che si sbagliò. La politica dell'amalgama fu una follia, è vero, una follia in cui addirittura i fedelissimi che avevano seguito il re in Sicilia vennero penalizzati da gente che aveva lavorato per Murata, Carbonari di prima categoria. Abbiamo raggiunto l'apice del grottesco quando il direttore del Monitore napolitano, Emanuele Taddei, quindi astioso antiborbonico, odiatore mortale di Maria Carolina, è stato incaricato dell'orazione pubblica funebre della regina. Ma scusate, questo è un buco di soldi. E allora cosa doveva pensare un difensore del re? Uno che aveva un autentico sentimento di fedeltà a vedere questa gente spadroneggiata. E allora è vero che c'era l'esercito, che Murat aveva coordinato l'esercito, ma questo esercito era pieno di carbonari. Allora si dice, ragazzi, forse il tumore era troppo avanzato per poter essere debellato. Vabbè, però come si è presa, non si è nemmeno tentato l'operazione di urgenza. L'intervento chirurgico non si è tentato, si sono fatti i salassi e i pannicelli caldi. Questo lo dobbiamo dire. Ma allora che dovevano fare? Doveva scorrere il sangue. Allora io non dico che dovesse scorrere il sangue, non ho la ricetta. Io avrei cominciato come oggi nel nostro piccolo microscopio.
macroscopico ambito, io dico purtroppo o si comincia dalle fondamenta o non si comincia proprio. E da che vogliamo cominciare? Alcuni parlano di federalismo, si sono fissati col federalismo. Ma di quale federalismo parliamo se qua non c'è un popolo, non c'è una comunità, la gente non si sente napoletana? Va bene, allora, se non creiamo, che cosa facciamo? Questo è il velleitarismo. Voi volete far finta che esista qualcosa che invece è ricoverato in ospedale in coma profondo. Se voi non svegliate prima il malato, non fate ricordare quello che lui era, ma come ve lo volete portare questo povero corpo esanime del nostro popolo? Allora io a Napoli ho allestito un corso di cultura e identità e stiamo ottenendo dei bei risultati. Oggi ci sono qui diversi esponenti di persone che hanno frequentato con successo e con entusiasmo questo corso. Io altra strada non conosco. Si è voluta fare la politica delle concessioni, anche Ferdinando II faceva le concessioni. In realtà il problema è molto profondo, perché qui siamo al contrasto radicale tra due concezioni del mondo opposte. La morale affaristica, perché alcuni mi hanno detto non parlare troppo male della borghesia, perché se cominciamo a offendere il centro imprenditoriale, su chi ci ha appoggiato trovare i mezzi per risolvere, no, io non voglio offendere nessuno. Allora parliamo di ceto affaristico e egoistico. Allora la morale affaristica e la morale tradizionale non sono compatibili. Cioè, questo è un problema che Ferdinando II rinviava, cioè lui ha creato un grande polo industriale, ha consentito che si creasse un grande polo industriale in alta terra di lavoro, e ce lo insegnano i cari amici che da lì provengono, ai Isolativi. Però io penso che Isolativi non era un posto dove era tanto bello vivere, perché c'erano gli stagionali che dormivano precariamente nelle case in stanzoni uno sull'altro, l'aria era respirabile per gli asini delle concerie, la gente era sfruttata da caporali più o meno improvvisati. Non era un bel mondo, era un mondo che cominciava a evocare le periferie delle varie Manchester, Liverpool, compagnia Birmingham e compagnia Bella. Era questo che noi volevamo? Non credo. E gli intendenti del regno cercavano di intervenire, noi abbiamo detto sulla fiere con l'aiuto del valoroso avvocato Corradini di queste zone, cioè dell'altra terra di lavoro, ci spiegava come questa guerra quotidiana che il re faceva per difendere i lavoratori, per difendere i braccianti, per difendere i contadini. Ma quando tu tieni agli interni, come reclamava l'ambasciatore austriaco, come reclamava il Metternich, vogliamo medici agli interni, lo vogliamo, ma medici è uno che diceva che vale più chi ha guadagnato il 30% in borsa piuttosto che chi ha scritto un grande poema o ha vinto una battaglia. Questa frase dell'Ottocento. E questo personaggio, portato da tutte le logge d'Europa, è stato sospinto nei posti principali di potere e ha scalzato un uomo buono e, come dire, chiamava il nostro popolo come il principe di Canossa. Questa è stata l'epoca della mafia. È stata la somministrazione di un veleno che avrebbe nel giro di pochi decenni distrutto il nostro regno. Addirittura Guglielmo Pepe affermava che questa tolleranza, non si poteva neanche più parlare di quello che era successo nel 99, non si potevano nemmeno più lodare i Lazzari, il popolo di Napoli, perché sennò si dispiacevano i giacobini, no? Poi li discriminiamo. Vabbè, ma hanno fatto carriera tutti quanti, vabbè, però non parliamo di male, mettiamoci una pietra tombale sopra. E la gente che aveva dato la vita, le decine di migliaia di popolari, questo significava quasi incitare il nostro popolo, dice guardate, la prossima volta pensateci due volte. Invece il nostro popolo non ci ha pensato, e quando si è trattato 60 anni dopo di difendere un'altra volta la parte, ha fatto il suo dovere. Allora, con
parlare con noi. E allora però oggi è colpevole però continuare ad ubriacarci. Oggi si deve puntare sull'elemento popolare, bisogna difendere il nucleo essenziale della nostra tradizione, il nostro essere napoletani, quello che ci distingue, ma non superbamente, ci distingue oggettivamente per volere di Dio che si è manifestato attraverso la nostra storia dagli altri popoli. Quello che ci fa abbracciare quando nei ghetti che si creano in ogni città del nord ci troviamo a casa nostra, quando troviamo un amico abruzzese, un amico siciliano, quello che ci fa sentire a casa quando visitiamo qualsiasi contrada della nostra meravigliosa patria. Allora partiamo da questo meraviglioso sentimento, da quello che ci distingue, da quelle virtù che ci vengono riconosciute. Noi sicuramente siamo per la giustizia. Allora, quando io vedo i nostri colleghi che vengono a parlare ai giovani di legalità, 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 ma questa, secondo me, è un'ipocrisia che sfiora l'inganno, che sfiora la truffa. Non parlate di legalità, parlate di giustizia, perché noi, come io parlo ancora come se fossi un magistrato, siamo i custodi della giustizia, anzi, non della legalità, perché legalità viene intesa oggi come rispetto della regola ad ogni costo, con quella frase inglese che dice questo affarista che sta al posto di comando, no? Ad ogni costo. No, la legge va rispettata se risponde ai principi della Costituzione, che a sua volta consente, attraverso la Costituzione, sono stati forse senza volere valorizzati anche i principi del diritto naturale. Quindi esiste la possibilità di dire questa legge non può essere applicata perché lede dei principi ben più forti, ben più fondamentali. Ecco. Quindi già il parlare di legalità significa dire la scuola napoletana, amici miei, va impacchettata e cestina, non è servita a nulla. Oggi vi si sbatte in faccia un decreto del governo, chinate la schiena e obbedite. Questo è il concetto che si vuole far filtrare. No, noi vogliamo sapere questa legge chi l'ha emanata, vogliamo ragionare sulle conseguenze di questa legge e se questa legge non risponde ai principi del diritto naturale, del diritto delle genti, noi dobbiamo avere gli strumenti per porla nel nulla. Ha fatto bene il giudice Scelza a dire tutti si sciacquano la bocca con questa Costituzione, con i padri costituenti. Scusate, ma se questa Costituzione fosse poi così perfetta, non sarebbe possibile che un gruppo, una masnada di affaristi la mettono KO così facilmente, la stravolgono da un giorno all'altro, ne modificano alcune norme che erano l'appiglio per la difesa dei diritti fondamentali. No. Noi non siamo i burattini di nessuno. Quindi la morale qual è? La politica ovviamente non si può ripercorrere il tutto, noi sappiamo le tappe storiche, il famoso trattato di Casalanza del maggio del 1815. Il re rimane quello che è, al re viene ridato la sedia, quindi il trono, viene ridata la sedia al re, il potere resta. Le cariche restano a chi ha tradito la patria e soprattutto chi ha rubato diventa legittimo proprietario. E i contadini che avevano, quando si dice che Garibaldi ha tradito i contadini, è vero, Garibaldi ha truffato i contadini, e però il congresso di Vienna ha messo in piedi un'altra bella truffa, perché questi erano stati derubati, perché la grammatica di Ferdinando IV del 23 febbraio del 1792 aveva cominciato la distribuzione delle terre ai contadini, la cotizzazione, e che cosa fanno questi? Rubano prima con la Repubblica Napoletana, i cosiddetti rivoluzionari diventano super conservatori quando si tratta del loro portafoglio e delle loro proprietà, quando si tratta di tenere dei semi schiavi sfruttati, depredati e invesi tutti i santi giorni, allora sono conservatori pure loro. Poi arrivano i francesi e consolidano. Chi ha rubato, metteteci una pietra su. Il nostro feudale andava a battuto. E sì, i nostri diritti. Ci doveva indennizzare.
c'è una nuova era di povertà, come giustamente dice Giorgio Mantoni, con il congresso di Vienna, con la restaurazione sparisce la piccola proprietà contadina nel Regno Unito. Allora, questo noi dobbiamo sapere. Non possiamo essere borbonici e basta a gridare vivo il re, noi dobbiamo ammirare la nostra dinastia e rispettarla per quello che ha rappresentato e dobbiamo cercare di evitare, capire ed evitare. Ora, e la carboneria è stata la truppa d'assalto di questo centro afghanistano. Questi carbonari giuravano fedeltà al re per conservare le carte. Meravigliosa fiamma che è stata
non ci chiudiamo nella rocca, nella fortezza, ma per difenderla dobbiamo fare delle sortite vittoriose. Io questo amo lo fanno. Grazie a tutti, io sostengo da tempo che è necessario per Civitella, che come Civitella avere delle importanti relazioni con quella del Consiglio Turco, come sarà poi le conclusioni del professore Lutti, di avere veloci comunicazioni. Quindi quando mi è stato proposto una relazione su chi rapporti tra il conservatorismo e la critica del conservatorismo fatta dal vice di Tenosa, ho preferito ringraziare il candidatore del Consiglio, ma gli ho detto che devo fare soltanto una veloce relazione sui libri che erano usciti curati dal nostro, diciamo, gruppo di studiato di ricerca. E a fianco della mia relazione c'è stato quale sarà per due, il professore Pasqualini, il professore Ciancialelli, se non che i due sono non di tutto parte, sarà comunque sintetico e ringraziando l'amico Claudio Saltarelli dell'Associazione Abbattere del Lavoro che sta riprendendo la sua struttura, gli chiedo il favore magari di eventualmente lasciare qualche spazio nella sua interessantissima, nel suo interessantissimo canale di YouTube, a seguire per qualche approfondimento su questi libri di cui adesso citerò velocemente quasi soltanto il libro. Allora, è stato citato più volte il vice Venitanosa ed è stata citata l'opera di pubblicazione di tutte le sue scritti saggi politici, compito grazie al punto della sui studi di secondo che la edizione dei sorpaventi che ha accolto tutti gli aspetti di questi libri. Siamo arrivati al terzo volume dei saggi di Mazzori che conclude le opere più importanti non dal punto di vista del contenuto ma dal punto di vista della struttura, diciamo, dei più grandi, cioè più ampie, che sono in previsione altre due volumi a breve, uno di saggi minori e tre secondi saggi più brevi, e un altro di articoli che lui scrisse per vari giornali, soprattutto per la televisione della Lega. In quest'ultimo volume è già presente qui al banco della Sottanetti e mi preme di sottolineare in particolare l'ultimo testo che è una rarità perché è stato un testo pubblicato per la prima volta, è un manoscritto che è di Rassoli compiuto e che si intitola Lega un ministro. Sono 12 lettere che mai hanno scritto un ministro, insomma è un saggio da vari capitoli, nei quali il principe Canosa individua le cause della rivoluzione non in cause diciamo, sociologico-politiche, ma alla base di cause. È un'intuizione geniale che verrà poi ripresa da altri studiosi importanti del XX secolo come Francesco Tesi di Natale e Nicola De Rubera, ma che ha diventato criticità tra i temi contro il conflitto dalla facilità che ha detto il suo questa opera la pubblicazione delle opere superbe, delle opere si affianca a quella della pubblicazione delle opere dell'altro grande professore del nome dell'altare, dell'altra grande personalità rivoluzionaria tradizionalista diciamo del mio secolo, secondo me non ha pari, padre Giacomo. Negli scorsi anni sono stati pubblicati tutti i suoi dialoghi, di cui amava la sintesi. Sosteneva che non si dovessero fare opere grandi, imponenti, grossi studi che sono per un elite, ma bisognava avere tutto il popolo grazie a queste piccole opere leggere che venivano
devono essere dette da comunque persone. Il secondo volume è un raccolto di due opere molto rivoluzionarie che hanno una particolare caratteristica formale, perché una riprende la forma di un catechismo, cioè domande e risposte, e l'altra invece si chiama esercizi spirituali per liberare, cioè per convertire i liberanti dalla struttura degli esercizi spirituali di Santa Santificazione. Un altro testo di cui è il Tumorale di San Cerelli, che invece una parte di una collana dedicata agli uomini illustri, intitolata Uomini Illustri, che è l'ultima raccoglie circa una volta d'anno, dedicata a una particolare personalità che non vengono dimenticate. Negli ultimi anni si sono dominati tre volumi, uno dedicato a questo ordinario, siciliano, un altro alla Manone Artis, il capo della più importante famiglia aristocratica milana, esistente, e l'ultimo quest'anno al professor Carulli, che vogliamo ricordare che è stato un trattato molto presente. Non è un caso, il caso non esiste, aspettiamo con questo, che se prendiamo questi tre personaggi, queste persone, no? Personalità, meglio, sono rappresentati in quelle che anticamente vengono chiamate dei dellatores, dei curatores e dei lavoratores. A me pare, tanto all'Aquila, non è permesso di fare questo parallelo, mi ricorda che è la divina, attraverso questo libro, una particolare personalità, il mondo che carica, le varie del Dio, che sono saranno. Concludo, ringraziando per l'attenzione e invitando per le di fare il libro, forse ci sono altri, ci sono Carnacuto, c'è un'interessantissima biografia di Carnacuto, scritta da un regente, che è un combattente, un uomo molto, non moltissimo. Gli italiani che andavano a combattere in Spagna, con noi italiani in Spagna sono tantissimi, c'è anche il generale di un volontario dei volontari italiani in Spagna, però non tutti, come si chiama adesso un autore, decise di combattere con noi due camicie nere, bensì del gruppo militare. E con questo concludo dando una risposta alla domanda fatta: cosa fare, cosa fare, dove andare, se non possiamo fermarci con il conservatorismo, ma la sicurezza è la contraddizione, dove andare. E la risposta è assoluta, la risposta è il realismo. Il realismo è della modo più semplice, un po' immediato per individuare il tradizionalismo di Spagna, cioè la forma di Spagna e il tradizionalismo con particolari caratteristiche. Non vi starò prima a spiegare esattamente il problema, ma mi rimanderò alla domanda che si chiarisce sempre pubblicata dal dottore Sottomelli, narra sempre qui anche alla luce di questo giovane che è arrivata alla dati di un modo in cui pubblicare il prossimo sarà una scuola di terrorismo in Italia, che a me nella provincia italiana bisogna capire che il terrorismo è un vero terrorismo, ma soprattutto non è una questione dell'Ottocento, non è una questione semplicemente in Africa, non è una questione semplicemente spagnola.
si crea in qualche cosa che vuole guardare anche un po' non a caso che il municipio comunque si dica che ha vinto il metropolitano che prende il titolo della metropolitana che sta andando a fare il caso che si dice nel suo limito che vuole far vedere comunque che cosa è perfettamente collaborato alla cultura, alla tradizione della politica. Vi ringrazio e vi invito a sacerdote che fu arrestato
negli anni 90, quando a Milano vi furono quei grossi scioperi quelle grosse manifestazioni con scontri fra l'esercito e i manifestanti che contestavano la mancanza di pane, cioè ci furono delle lotte sociali. Questo sacerdote fu arrestato, rimase 3 anni in carcere, diventò un simbolo della resistenza, un uomo puro, diventa un transigente proprio alla fine della sua vita, convinto da questo nuovo mondo cattolico che voleva andare al potere del paese, al potere del Regno d'Italia, e quindi tramonta il mondo degli intransigenti. Però vi voglio accennare a qualche cosa, perché costoro erano anche un po' provocatori, questi intransigenti, vi cito un esempio, perché non volevano parlare, e i loro giornali, che erano quotidiani, non erano dei collettivi come oggi potremmo vedere, erano dei quotidiani. Perché erano dei quotidiani? Perché riuscivano a finanziarsi. E come riuscivano a finanziarsi? Avevano creato delle casse rurali. Le casse rurali vengono gestite da questi cattolici transigenti. Ancora oggi il credito bergamasco e le rete, le azioni maggiori sono in mano alla famiglia del conte Bedolato Albani, che era un cattolico intransigente. Loro combattono, ecco perché si definivano l'Italia reale, combattono per un'Italia sociale, per difendere i più umili, i più poveri, i contadini, i curatori e finanziari. A Venezia c'era un giornale quotidiano che si chiamava Il Medico Cattolico. Vi ho detto che la politica era in difesa del Papa, soprattutto di Pio IX, contrapposto al Regno d'Italia. Viene a morire Vittorio Emanuele II, titolo del giornale. Il re è morto a capo, il Papa sta bene. Il giornale fu sequestrato e il direttore quale sta che gli poteva succedere, gli andò bene di qualcuno, perché i randellatori erano sempre in agguato, cosa che successe a Bologna per situazioni di guerra. Però voglio dire, di questo mondo non si è mai parlato, eppure è stato un mondo che ha fatto l'Italia, ha resistito, perché era giusto resistere in quel mondo, per come fu fatta l'Italia. Però noi dobbiamo, poi il mondo dei transigenti finì per fondare la Democrazia Cristiana, e la Democrazia Cristiana ha ritenuto questi padri che furono per primi a difendere il cattolicesimo in un'Italia che si avviava ad essere un paese laicista. Io voglio concludere, perché tutti gli approfondimenti li farò per iscritto e non vi voglio tediare. Concludo qui la mia riflessione, non mi voglio soffermare ancora per 30-40 secondi, per un fatto organizzativo. Questa sera a Napoleone, come andiamo a cena, che hanno parlato del congresso di questa. Una fila c'è la messa alle 9:30, dopodiché la prete della chiesa, saliamo su alla conferenza. Purtroppo la strada mobile è ancora non agibile, però il vicesindaco mi ha detto che stanno facendo i lavori e ci ha garantito che il prossimo anno. Adesso non potrà salire con la scala, è cosa che speriamo che sia vera. Dove ci sarà su una conferenza, poi come l'anno scorso c'è la maggioranza da chiesa nella piazza d'arte. Purtroppo non potremo fare perché è tutto in preparazione, per cui ci riferiamo alla sala dove ci saranno due conferenze, di conferenza. Una delle più gestite mi pare sia di scultura vaticana su principi. Luciano Bonvendere, il vescovo Chiano. C'è un tuo antenato che ci ha rimesso sul giustiziato. Grazie.
sono qua poco, sono presentato spontaneamente il presidente di questo comitato, sono il raccontatore dei periodi, sono l'istruttore dei problemi, non miei, ma che il dottor Capellaggio e la sua associazione generalmente ogni anno ci offre. Io mi limito a individuare sempre temi che possano essere di nostro interesse, ma anche di interesse di tutti gli associati all'associazione dei pensatori. E poi daremo ad persona un libro, di cui ha parlato per le lanci, perché è una cosa che si dice, per lavorare per le idee che ci danno. Consigli a un giovane da parte di un genitore ufficiale, è un genio, ma cosa grande, anche per demolire tutta la puntata sulla miseria delle nostre contrade in epoca passata. E poi abbiamo in vendita il libro del cinquantenario, cioè una raccolta di saggi, e di fotografie soprattutto, per ricordare, per testimoniare la nostra presenza a 52 anni al cimitero di Romagna. Noi non siamo un'associazione strutturata, non abbiamo assemblee, abbiamo un gruppo di persone, ci coordiniamo tranquillamente, tramite internet, però grazie alla divina provvidenza, evidentemente, io penso che ricordatori abbiamo il popolo che ci vuole bene. Scusate di questa piccola parentesi finale, cedo la parola al professor Michele Iuso, ordinario del diritto costituzionale all'Università di Pomila San Paolo. Io parlerò soltanto a 5 minuti, poi saranno conclusioni che anzi, conclusive, aggiungono delle altre cose. Soltanto 4-5 idee. La prima personale, scusatemi, mi rallegro di essere di nuovo a Cimitera dopo 2 anni nei quali le normative internazionali, ma che in Italia sono particolarmente pesanti, mi hanno impedito di essere con voi. Stato più allegro di poter essere tornato. In secondo luogo, mi sembra che questo convegno abbia avuto un rilievo particolare. Forse all'inizio, quando avevo visto il programma, non mi ero accorto di un voto, perché secondo me, dopo aver sentito tutte le relazioni, non trovavo un testo scritto, perché essendo un testo conclusivo dovevo necessariamente ascoltare e prendere spunto delle cose dette. Mi sembra che si siano esplicitati cose che erano sotto la mentalità, le idee dei fondatori di Cimitera e che durante tutti questi anni, più di 50 anni, ne sono emerse, ma forse non erano emerse in un modo articolato e sintetico come oggi mi è sembrato di capire sentendo le parole. Terzo, secondo me oggi ci sono state offerte chiarimenti terminologici, illustrazioni storiche e osservazioni teoretiche. Un secondo per ognuna di queste tre di questi tre. Innanzitutto, chiarimenti terminologici. In fondo, parlando contro il conservatorismo, parliamoci chiaramente, perché questo è scopo di un convegno, sentendo parlare contro il conservatorismo, abbiamo anche sentito parlare in favore della tradizione, ma anche abbiamo sentito dire che molte attitudini che possono essere inserite all'interno del conservatorismo, nonostante i diversi nomi che a volte portino, devono essere anche considerate conservatrici. Penso, per esempio, in termini soltanto reattivo contro la corruzione che ha dei limiti, penso anche al termine reazione, anche al limite dei limiti.
questo mi vengo a sottolineare in questi secondi. Il secondo luogo, le illustrazioni storiche sono contentissimo di sentire quanto ho sentito, perché mi sembrano di importanza estrema, siano quelle che si hanno riferito al congresso di Vienna, come buona parte ha fatto qualche Milano, che è proprio quell'epoca che è stata nominata restaurazione, che è in fondo è un'epoca nella quale la conservazione si è visto chiaramente che cosa è conservazione della luce, di quel mondo che anche in Italia è stato utilizzato, ma che risale a Luigi XVIII, Paolo e Dominio, perdono e oblio, oblio, perdono per i nemici, oblio per gli amici, e che questo in fondo è la sintesi perfetta della politica della restaurazione. È stata sempre questa la sintesi perfetta di questa politica. Ma anche l'illustrazione storica della terza Repubblica Francese, che Giovanni Turco ha fatto in modo garbatissimo, facendo risalire che molte volte l'opposizione che si intendeva fare non era per la Francia di Clodoveo, che non c'era più, ma era soprattutto per una Francia che, pur essendo regista, non fosse estremamente regista, che pur essendo radicale trovasse un po' di accordo, di amalgama con il mondo conservatore. Questo anche mi è sembrato molto interessante, ma anche il riferimento che ha fatto Maurizio Ioni in modo molto sottile e molto velocemente al cattolicesimo sociale. Il cattolicesimo sociale, quella attenzione ai poveri, al popolo in senso profondo, questo ristabiliva certamente la comunità leghista, non nel senso dei leghisti che vengono dalla Rivoluzione Francese, ma nel senso profondo del termine leghismo. E sta il leghismo in Francia, chiaramente in Spagna, nella crisi mondiale, che ha portato avanti il discorso del cattolicesimo sociale. E soltanto quando il cattolicesimo sociale si è liberato dal leghismo è diventato democristiano. Dunque la democrazia cristiana è in fondo un'evoluzione conservatrice, liberale e distruttrice di quello che è stato nel cattolicesimo. Dunque dal punto di vista delle istituzioni storiche mi sembra che il congresso sia riuscito, si potrebbe demanzare, si potrebbe allargare, ma sostanzialmente quanto è stato detto è importantissimo. Finalmente avevo detto che oltre alla terminologia, oltre alle illustrazioni storiche, c'era anche, è stata offerta un lavoro, è stato offerto un lavoro di ricostruzione teorica. Secondo me, soprattutto la relazione del professor che mi aspettava una cosa del genere, ma che oggi particolarmente è stato felice nella sintesi che ci ha offerto, perché la tradizione contro la conservazione non è soltanto sociologia, e la sociologia sottomessa all'etica e alla tradizione. Questo punto la spiegherà in modo aulico, e non mi sento nel dovere di proseguire, né allargare, né commentare, semplicemente sottolineare l'importanza dell'idea che presenterà in modo acuto nel suo esplicatissimo, avevo spiegato dicendo che la tradizione era sociologia, la sociologia, e si sono opponeva, si sono opponeva all'identità, alla metafisica. Un'ultima osservazione. Proprio a partire da un'osservazione, una citazione che ha fatto, e che mi ha fatto molto piacere, perché è una citazione alla quale mi sono riferito tante volte durante una vita di conferenze, eccetera, che questa citazione di Dalmis, secondo la quale il partito conservatore conserva la rivoluzione. E la citazione di Dalmis è ancora più articolata, questa è la sintesi felice, ma la citazione di Dalmis è ancora più articolata che secondo me è felice.
umanismo finisce la conservazione dell'animo. E questo serve anche per concludere con un'osservazione che Eduardo Vitale ha fatto a proposito dell'opzione perdente che il conservatorismo. In realtà perdente per tanti motivi, perché non risponde ad essere, perché sociologicamente, pur avendo la pretesa di diventare sociologicamente vincitore, non può essere perdente, ma soprattutto perché in modo coerente nel mondo liberale rivoluzionario è sempre la radicalizzazione che porta la vittoria. Dunque chi si oppone alla radicalizzazione del discorso è perdente per definizione, per principio non può vincere. Questo fa che le opzioni conservatrici siano vecchie opzioni progressisti e non sono più progressisti, perché c'è un'opzione progressista che ha dato e poi comincia ad essere conservatrice, semplicemente conservatrice. E si sarebbero tante cose da raccontare, ma non è che non riesco a fare chiuso il convegno, vi do appuntamento all'anno prossimo e ci auguriamo che sia a marzo, nel fine settimana più vicino a San Giuseppe, ma la nostra storia qui a Civitella stasera continua con la cena alla quale vi invito a fermarvi tutti, all'Hotel Fortezza, dove, come ho scritto nella circolare, io mi auguro che qualcuno avrà risposto al mio appello di portare i prodotti tipici della propria terra per farli assaggiare a tutti gli altri, come accade anche l'anno scorso. Cioè è un'aggiunta, così una nota di colore. Dopodiché domattina e poi la convivialità di stare di piacere un po' assieme a noi questa sera. Domattina è il momento la Santa Messa, il ricordo dei nostri caduti, il ricordo dei martiri della tradizione, la salita è un pellegrinaggio, la nostra salita alla fortezza. Per cui anche quando siamo nella fortezza ci sono ancora le ossa sotto la terra. Tutto il grande rispetto, e andremo nel palazzo del governatore, dove a tutti gli angoli il nostro amico Bruno Martelli ha messo in alcune sacche, perché non si sapeva dove mettere, le ossa dei soldati napoletani. Grazie di tutto. Ora se venite qui vi do il...